Bentrovati anche alla pagina sportiva del TG Noi. Apriamo con una notizia sorpresa, un colpo di scena al Viareggio. La società bianconera ha esonerato l'allenatore Miggiano. Colpo di scena al Viareggio, o forse no. La società bianconera ha infatti esonerato l'allenatore Roberto Miggiano, fatale al tecnico che domenica sarebbe tornato nella sua Lecce, dove rientrerà invece con qualche giorno di anticipo, la sconfitta patita 0-2 nel derby con il Prato, ma soprattutto le prestazioni affatto convincenti della squadra nelle ultime settimane. 6 pareggi e 3 sconfitte, questo è il magro bottino stagionale che il tecnico leccese lascia in eredità al suo successore, che sarà reso noto nelle prossime ore. Probabilmente il presidente Dinelli, che aveva richiamato tutti alla massima attenzione, non era più convinto del lavoro che l'ex allenatore della primavera del Napoli stava portando avanti. Vero che quest'anno in prima divisione non ci sono retrocessioni, ma la questione del piazzamento legata agli indennizzi federali e il prestigio da dover pur sempre difendere non si potevano certo lasciare in balia degli eventi. Da qui la decisione di cambiare prima che la situazione precipitasse. Curioso il calcio, curiosa la vita. Domenica le zebre giocheranno a Lecce, nella città di Roberto Miggiano, che però non siederà in panchina nella sfida di Via del Mare. No, non stare. E per completare il colpo di scena c'è anche già il nome del nuovo allenatore del Viareggio. Si tratta di Cristiano Lucarelli, il centravanti che è diventato una bandiera del Livorno Calcio, che ha chiuso la carriera al Napoli e che ha già esperienze da allenatore. Sempre per quanto riguarda il Viareggio, sono in dubbio Romeo Casarini e La Morte in vista del prossimo impegno di campionato. A riposo Benedetti per un dolore al polpaccio. E adesso parliamo della Lucchese con le decisioni del giudice sportivo. Sentiamo. Mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti della Lucchese, una punizione che pare forse spropositata per una tifoseria che non si è macchiata di nulla di grave ormai da anni. Il giudice sportivo della Serie D, dopo aver letto il rapporto di gara dell'arbitro di Abano Terme Lucchese di domenica scorsa a Castelfranco Veneto, ha infatti inflitto 2.500 euro di multa e una gara a porte chiuse che sarà poi quella da giocare domenica prossima al Porta Elisa contro il Fidenza. Nel dettaglio la motivazione riporta quanto segue: per avere i propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara lanciato una bottiglia semipiena di acqua che colpiva la schiena a un calciatore della squadra avversaria, e ancora getti di birra all'indirizzo di un guardaline che veniva attinto alla schiena ed una ciabatta che sfiorava la testa dello stesso ufficiale di gara. Ci sarà ora da capire se la società rossonera intenderà fare ricorso contro una decisione che pare a dir poco penalizzante. Fermato per 2 turni anche mister Pagliuca, e anche qui leggiamo la motivazione: per avere al termine della gara rivolto espressioni offensive accompagnate da gesto triviale all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, una mazzata che in questo momento proprio non ci voleva. La Lucchese ha comunicato di aver inoltrato reclamo d'urgenza contro la decisione appunto di disputare la gara Lucchese-Fidenza di domenica 3 novembre a porte chiuse. Chiudiamo con la pallacanestro, turno infrasettimanale per l'Arcantea che giovedì sera ospiterà l'Enegan Firenze per la seconda sfida casalinga consecutiva, che coincide anche con la seconda partita dell'era Mecacci. Una sfida che ha il sapore del derby e che quest'anno si è già giocata 2 volte durante il precampionato, con un pareggio nella prima gara che si è giocata a Firenze e ha visto prevalere i fiorentini nel ritorno che si è disputato al Palatagliate. E al di là delle rivalità di campanile, sono tanti i temi attorno al quale si giocherà questo incontro, a partire dalla sfida tutta americana tra Deloce e Wood, le due guardie che hanno iniziato in crescendo la stagione, e poi ancora i duelli in area pitturata tra Banti e Valenti, opposti a Pazzi e Conti. Firenze, che viene da 3 sconfitte consecutive, si è presentata ai nastri di partenza del campionato con una squadra competitiva, allestita in estate dopo aver accettato il ripescaggio. La guida tecnica è rimasta Gabriele Giordani. Si chiude qui la pagina dedicata allo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.